Noi siamo pronti per l'ultima sfida. Si sfidano la Sampdoria e l'Inter. Sai che qua puoi perdere, puoi stare tranquillo, ovviamente se vinci, però sei certo di andare in Final 8. 10 minuti qua ti possono costare letteralmente l'uscita. Vorrei presentare questa partita a Marco come una delle migliori difese del torneo, la Samp, contro uno degli attacchi più divertenti, l'Inter di questi gironi A, B e C. Questo Sampdoria contro Inter, stavolta si può giocare e dunque si parte. Hernandez, Ronaldo prova a girarsi, si è inserito Mkhitaryan, la palla dentro per Ronaldinho che calcia la chiusura, poi Ronaldo e ancora Mike Maignan. A dire di noi minuti sono 4 e sono già 2 le grandi occasioni per la Samp. Ale, la difesa della Samp che si Gullit prova a calciare, Ronaldinho ancora una volta di farti entrare il pallone, qua brutta uscita dell'Inter. Ibrahimovic vince il rimpallo, la palla è dentro e arriva il gol del vantaggio da parte della Samp, anche con un po' di fortuna, ma è sempre 1-0. Tutto troppo semplice qui con il passaggio di Ibra e Ronaldo può solo appoggiare in rete l'1-0. Quello che abbiamo detto, Cinicità là davanti, 1-0. Lui giocava sempre contro M. Neto e mi sembra che si riparte con la ripresa secondo tempo, con il possesso dell'Inter. Che sì, Ronaldinho la piazza e vola Mike Maignan. Che la Samp secondo me in questa ripresa vuole immediatamente chiudere il discorso. Prova a puntare l'uomo, cerca il pallone dentro in qualche modo, arriva verso Ronaldo, dentro l'aria, fuori per Henry Mkhitaryan. Prima a girarsi, rigirarsi sempre 77. Che sì, Mkhitaryan, crocchetta per provare ad andarsene, chiusura però da parte di Gullit. Prova ad accelerare, chiusura solo per un istante, ancora Dybala, allarga per Hernandez. Ronaldinho a cercare Ronaldo, che non sbaglia, c'è lo spazio, ne approfitta Menetto che trova il gol del pareggio, è 1-1. E per i nerazzurri chi non poteva punire se non Ronaldo il fenomeno? Ronaldinho punta l'uomo, accelera il cross in mezzo a servire Ronaldo, Maignan, la porta è sguarnita, arriva il gol ma è tutto fermo, è fuori gioco. Fuori ancora per Gullit, spazio per Henry Mkhitaryan che prova a piazzarla e scheggia la traversa, ci va vicinissimo Jovi, ma si rimane ancora solo 1-1. Jovi sta continuando ad attaccare, vediamo in quest'ultimo quarto d'ora se resiste il muro nerazzurro. Cuadrado rientra, converge a servire Dybala per Ronaldinho, l'extra pass che funziona, non sbaglia, stavolta Jovi. Guadagna terreno sulla sinistra, il cross nel mezzo con Koulibaly che l'allontana. Adesso Darmian, vediamo se c'è tempo per un'ultima occasione, la tiene però Neto che poi qua stava per combinare la frittata. Finisce il primo match, vince la Sampdoria per 2-1. Una partita che era diventata a un certo punto sporca. La squadra nerazzurra perché Jovi è velocissimo a ribaltare il fronte. Con scambi rapidi dentro per Ronaldo, la finta a servire Ronaldinho ed è questa la giocata di Jovi, è questa la giocata della Sampdoria, ancora una volta non cambia lo spartito, è sempre Digno che raccoglie l'extra pass, firma l'1-0 che però si legge 3-1. È una partita che rimane ancora aperta e abbiamo visto come tutto può cambiare anche nel giro di pochissimi istanti. Con Gullit, Ibrahimovic, Ronaldo prova a girarsi, se ne va, Ronaldo ad incrociare, è passato il brasiliano in mezzo a due e firma un gol importantissimo al terzo della ripresa. Non perdona, gol che fa malissimo a qualsiasi speranza di rimonta di MN. E Mike Maignan risponde sempre presente, direi un giocatore davvero superbo in porta, ma ora l'Inter meriterebbe un gol. Ci prova Mkhitaryan, eccolo qua, Sabino lo chiama e Neto risponde. E Menetto, il timed lo conosciamo, lo sa fare alla perfezione. Digno la tiene, accompagna De Hernandez, dentro l'area la sola, rimpallo dentro per Ansaldi, extra pass ancora Maignan! Fate una statua a questo portiere,
perché quanti interventi, ma non è finita perché c'è Ibrahimovic, extra pass e stavolta non sbaglia, la riapre definitivamente l'Inter perché siamo sul 4-3, 8 minuti ancora da giocare e da speranza a De Benedetto. Si ferma sterzata, continua a tenerle lì, sono secondi preziosi, sempre il numero 14, portiere addirittura fuori, vediamo se Giovi se ne accorge, no perché prova a rientrare e adesso si può ripartire con Ronaldinho, palla allargata per Ibrahimovic dentro l'area, va in fondo, Ibrahimovic ha rimorchio per Ronaldinho, la finta viene chiusa, non è finita, ancora Ibrahimovic e poi Maldini a chiudere, a tenere il pallone lì, attenzione al cronometro, palla allontanata, brutto errore, Ronaldinho dentro, Mkhitaryan, 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 è 4-4, è 4-4, ho perso anche la voce, mamma mia, è Meneto, ci sta regalando una gara sensazionale, vorremmo essere tutti in questo momento, ma non Giovi, perché ha letteralmente gettato all'ortica quello che poteva essere la sua final eight, ma Meneto l'avevo visto, aveva gli occhi della tigre. Vuole andare ancora più su per questo Inter-Sampdoria, tutto da vivere, tutto nei tempi supplementari. Dall'app, concentrazione che non deve mancare per questi ultimi istanti di partita. Possesso Sampdoria, De Vrij, cambio di lato per Teo Hernandez, Ronaldinho dentro per Ronaldo, fino in fondo, Ronaldo con il pallonetto, finisce qua, calci di rigore, tutto dagli 11 metri per il passaggio del turno, parte l'Inter, Digno pronto dal dischetto contro Maignan, va Digno, intuisce Maignan, adesso la Samp iniziare al meglio da questa lotteria. Ancora Ronaldinho, pallone centrale a Ronaldo e ancora Maignan dell'argentino, portiere immobile 2-0, parte Ibra, centrale ancora Maignan a cancellare il terzo calcio di rigore, va Ronaldo per chiuderla centrale, vince la Samp con tanti rischi, ma alla fine Giovi va in final eight.